Albrassone il Foligno a Arciura desertica di punti di salvezza contro il Ponte Valle Ceppi degli ex Biscarini e Urbanelli, ma il gol di Dragoni dopo appena 5 minuti decide il match. Mister Cotroneo per l'occasione schiera Sias dal primo minuto con Peppoloni preferito a Piermarini e Brunetti davanti alla difesa. Terna tutta della sezione di Terni, il fischietto Emmanuel Colombi. Ed eccola la prima azione della partita con il gol del Ponte Valle Ceppi siglato da Dragoni, imposta a Giuliacci per l'ex Finetti che smarca in area lo stesso Dragoni che supera Gille in uscita da posizione defilata. Ponte Valle Ceppi 1, Foligno 0. Poi prova anche Urbanelli ma il portiere di casa devia in corner. Ancora Caruso dalla sinistra prova a cercare Sias in area ma la difesa ospite sventa la minaccia. Ancora Foligno, qui Giannò serve bene Sias il quale però non controlla e Biscarini fa sua la palla. Ed è l'ultima occasione del primo tempo perché l'arbitro manda tutti al riposo. Ma nel secondo tempo ancora subito un pallone per Ponte Valle Ceppi sempre con Dragoni che spreca così la palla esce di poco fuori. Ancora Foligno con il solito Caruso che penetra in area, mette in mezzo ma non c'è nessuno. Poi è Bacchi da calcio piazzato per Giannò ma Biscarini intercetta con le gambe e palla in angolo. Ancora una bella azione di Falchi, ancora Caruso dalla sinistra trova la testa di Pucci dalla parte opposta che rimette al centro ma Giannò viene anticipato così da Ricci. Ci crede ancora il Foligno, Giannò serve a Abate, tiro da dimenticare e lo stesso Giannò fa tutto bene in area, poi il tiro però è altissimo. Finisce così anche questo incontro al Brassone con i Falchi che ci provano in tutti i modi, ma la fortuna non dà loro una mano, così come spiega Mister Cotroneo in sala stampa. È un bel Foligno, un secondo tempo avete spinto tantissimo, la porta sembrava stregata, c'è un rammarico per il risultato, però gli ultimi 20-30 minuti il Foligno ha spinto, io ho commentato anche un grandissimo Caruso. Assolutamente sì, Manu come tanti altri, dispiace perché di fatto questa squadra il primo tempo, seppur non giocando benissimo, ha fatto un solo errore e abbiamo preso gol sull'unica vera, tra virgolette, azione che ha fatto il Ponte Valle Ceppi per metterci in difficoltà dentro l'area. Poi il primo tempo è scivolato un po', secondo me, sulle, come dire, il colpo, hanno accusato al colpo i ragazzi dopo che hanno preso il gol. Nel secondo tempo non c'è stata partita, nel secondo tempo il Foligno ha provato con le unghie, con i denti, in tutti i modi, di far gol. L'hai detto tu stesso, sembrava stregata, a mio modesto avviso potevano stare altri mezz'ora, un'ora, due ore, la palla secondo me non sarebbe entrata. Guardando il bicchiere mezzo pieno, come al mio solito, pensiamo positivo in avanti, partendo dal secondo tempo e soprattutto da questo credito con la fortuna che abbiamo, perché i ragazzi lo meritano, ripeto, a volte anche un pizzico di fortuna ti fa la differenza. Oggi non l'abbiamo avuta, speriamo di averla nelle partite che contano. Mister, una vittoria importante oggi qui a Foligno, non era facile perché anche qui Foligno volevano punti anche per la salvezza. Sì, esatto, l'abbiamo sbloccata subito, poi come spesso capita, se le partite non le chiudi c'è il rischio di compromettere il risultato. Ci siamo abbassati un po' al secondo tempo, però come ha detto lei non era facile, quindi complimenti ai ragazzi perché conquistare la salvezza matematica in questo campo gli rende onore per tutto il lavoro fatto dal 31 luglio fino ad oggi.